Questo mi fa piacere. Allora, questo è il punto molto importante. No? Avere paura di essere rifiutati è una delle cose che più spesso impedisce alle persone di trovare l'amore. Salutiamo la nostra Greenettina, Green Apple. Questa paura di essere rifiutati può essere dovuta a diverse esperienze negative del passato. Ad esempio, un rifiuto amoroso o il sentirsi rifiutati addirittura da bambini. Teniamo presente che il rifiuto può essere una delle cose più ataviche, più antiche. Cioè, noi possiamo avere già avuto un imprinting sul rifiuto addirittura nella vita intrauterina. Pensate a una madre, non so se voi siete mai restate incinta, qualcuno di voi ha abortito, pensate a una madre che diciamo, rimane incinta quando non vuole rimanere incinta e non è che deve abortire perché se abortisse, ma pensa di abortire. Cioè, già talvolta il pensiero di abortire, il pensiero, perché non è che uno lo pensa così en passant, no? Magari il concentrarsi sul voler, non voler questo bambino viene percepito, dicono, già dal feto. Già il feto percepisce questo potenziale rifiuto. E quindi un bambino che nasce, mai stato incinta, un bambino che nasce, diciamo, per certi versi non voluta, perché poi magari i genitori sotto spinte, diciamo, magari di altre persone, eccetera, eccetera, decidono di portare la madre fondamentalmente, di portare a termine la gravidanza, ma dentro il suo cuore questo bambino non lo vuole, o perché rimane incinta dalla persona sbagliata, o per un motivo o per l'altro, già il non volere, diciamo, un bambino e farlo nascere, questo potrebbe essere un rifiuto. Un rifiuto potrebbe anche verificarsi già, e quindi già nella vita intrauterina, ma potrebbe l'esperienza del rifiuto già verificarsi, diciamo, anche appena il bambino nasce fondamentalmente, no? Alla nascita del bambino ci potrebbe già essere un rifiuto. Quindi il rifiuto è qualcosa che praticamente genera un imprinting. Oppure poi ci possono essere altre situazioni di rifiuto nella vita amorosa, eccetera, eccetera. Questa paura, diciamo, che può essere dovuta anche a una bassa autostima, porta a credere comunque di non essere abbastanza bravi, di non essere abbastanza interessanti per essere amati. Quando si ha paura di essere rifiutati, si tende a evitare situazioni sociali, diciamo, dove si potrebbe incontrare qualcuno che potrebbe essere la persona giusta per noi. Ad esempio, la paura del rifiuto può portare a una vita sociale limitata, a un'incapacità di incontrare nuove persone. Salutiamo anche Fabio. Quindi per superare, diciamo, la paura del rifiuto, bisogna venirne a capo fondamentalmente, elaborando magari le esperienze negative del passato per superarle, lavorando sulla propria autostima, ma facendo anche degli atti di coraggio, perché anche facendo degli atti di coraggio si può, raggiungere, si possono raggiungere dei risultati importanti. Ad esempio, qual è un atto di coraggio? Beh, se tu temi il rifiuto, una cosa che puoi fare è quello di esporti gradualmente a situazioni sociali. Cioè, inizia con situazioni, ad esempio, che ti fanno sentire a tuo agio e poi gradualmente aumenta la difficoltà. Quindi inizia a esporti, a conoscere persone. Quindi fai un atto di coraggio, vai contro quella che, diciamo, da un certo punto di vista potrebbe essere l'istinto fondamentalmente, no? Quindi esponiti gradualmente a situazioni sociali, pratica l'assertività, cioè interagisci con le persone in modo assertivo, in modo forte, diretto, ma ad esempio cerca di lavorare sulla tua autostima, concentrati sui tuoi punti di forza, sulle tue qualità, sui tuoi successi. Fai proprio un elenco, diciamo, dei successi che hai avuto, delle qualità che hai avuto. Questo è un punto molto importante. Ci sono, alcuni esempi, diciamo, che possono farci capire, no? Come la paura del rifiuto
può impedire.